Benissimo, eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti, ben arrivati a questa nuova diretta di Samurai. Allora, buongiorno direttore, buon pomeriggio. Buon Samurai a tutti. Buon Samurai a tutti. E oggi possiamo cominciare con subito parecchie notizie. Diciamo che oggi, prima di iniziare con la trasmissione dedicata al Kung Fu, quindi ai segreti della Cina, volevo innanzitutto scusarmi per la puntata precedente per via dell'audio, ma i problemi di carattere tecnico in questo momento sono normali, quindi mi scuso, peccato che i nostri ospiti del Jiu-Jitsu hanno avuto qualche difficoltà, ma sono tutte cose che riprenderemo più avanti quando il coronavirus ci avrà abbandonati, più o meno. Devo purtroppo seguire quella giornaliera presentazione sempre sul coronavirus delle persone che ci abbandonano e vanno nel cielo dei cami. Devo ricordare due personaggi questa volta. Il primo è Am Zut, da Israele, 85 anni, che è stato il primo allievo del fondatore del Krav Maga ed è stato anche maestro del maestro Torre Grossa della Sicilia. Io l'ho conosciuto, mi sembra, se non vado errato, nel 95-96, personaggio molto, molto calmo, molto tranquillo, piuttosto impegnativo anche come persona, ma sempre molto disponibile, e anche lui ci ha lasciato. Il secondo è Luigi Cattaneo, è stato mio allievo, ha praticato varie discipline, è arrivato al Jiu-Jitsu, poi al Kenjitsu e alla fine era planato nel dojo del maestro Claudio Regoli. E un saluto grande, perché nella sua militanza è stato un grande amico e una persona a cui abbiamo avuto dei trascorsi molto simpatici. Chiuso il discorso degli abbandoni. L'altro giorno sono stato a Brescia a trovare ancora un vecchio allievo, Luciano Rocca, che diciamo non farebbe testo, se non che il maestro Rocca mi ha regalato una bellissima spada militare giapponese, che vi faccio vedere, montata con l'elsa occidentale, all'occidentale. Quindi doveva essere un samurai forse di buone origini. La lama è molto interessante perché è una fattura poco consona alla mentalità giapponese anche dell'esercito. Quindi io ringrazio Luciano Rocca del pensiero, grande pensiero. Diciamo che il filo di spada di solito dovrebbe ricordare a gente che pratica arti marziali la fedeltà e l'unione. E cito l'esempio delle spade perché proprio a Brescia, nel dojo di Ezio Gamba, la Forza e Costanza, penso 20 anni fa o forse di più, regalai a tutti i miei allievi del mio gruppo, del GSBT, un katana fatto arrivare appositamente dal Giappone. Era il concetto del rapporto, la spada, essere bomboriodo, diritti come una spada. Ma la vita, poi ognuno va per la sua strada e questo è un discorso importante. Entriamo in tema Kung Fu. Tema Kung Fu, il Kung Fu non parte dalla Cina, ma bensì dai segreti dell'India. Nel terzo millennio, un ricco principe, un raja, sviluppa una tecnica guardando gli animali e immagina di creare il suo esercito con delle nuove peculiarità per essere più forte. Il suo era un clan dei cavalieri Kshatriya, e proprio questi cavalieri Kshatriya
creano anche un'arte in cui il nome indiano è difficilissimo, Vajramushi, che si potrebbe tradurre in una sorta di karate primordiale, colui che ha il pugno come il diamante. Sempre in Cina, sempre in India, nell'area di Trivandrum, la parte sud dell'India, nasce un personaggio intorno al V secolo che si chiama Bodhidharma, il portatore della legge, o per i cinesi Tamo e per i giapponesi Daishi Daruma, che diventerà poi il 28esimo praticare del buddismo Prajnatara. E lui, questo personaggio, l'uomo della legge, litiga con il raja locale e di notte fugge. Fugge perché è chiaro che i litigi di una volta si finivano con l'uccisione da una parte o dall'altra. Fugge e piano piano va in Cina. Deve essere stato un viaggio di quelli incredibili. Immaginate, dal sud dell'India, attraversare tutto il continente indiano, l'Himalaya, Tibet, eccetera, arriva in India. Arriva in Cina e lì si racconta la leggenda che si mette in 100 giorni in una caverna e immagina le prime tecniche di Kung Fu. Kung Fu vuol dire lavoro duro, ci sono vari intendimenti sulla parola Kung Fu. Di Kung Fu ai nostri giorni noi ricordiamo due momenti importanti, che sono dopo la conquista della Cina da parte dei mongoli, Kubilai Khan con Marco Polo, ricordiamo il problema connesso alle 22 nazioni, la guerra di Pechino, quindi la rivolta dei boxer, e questo era il passato. Ma non dimentichiamo che il Kung Fu rappresentava e rappresenta ancora oggi, in certe strade, la via delle triadi. Ogni gruppo, ogni scuola aveva una sua determinazione. Noi parlo sempre come Pasqua del Budo, abbiamo sempre tenuto conto di questo viaggio ipotetico nelle nostre presentazioni, cioè partivamo con i monaci per l'India e arrivavamo alla Cina, dalla Cina scendevamo in Giappone, Corea e andavamo addirittura fino alle isole Hawaii. La prima volta che andai in Cina era nel 1966, è passato qualche giorno. Ritornai a Hong Kong e portai in Italia il maestro Leung Ting. Leung Ting era un maestro di Wing Chun ed è stato l'allievo prediletto di Ip Man, che è stato il maestro di Wing Chun di Bruce Lee, per dirne una. Sono stato suo ospite a casa. Vi racconto un piccolo aneddoto che è importante. Ogni scuola ha nel luogo di pratica un'aquila, un serpente, una scimmia, dipende dal concetto. Io ero ospite a casa sua e sentivo un odore strano. Mi domandavo, ma che odore strano? Ma non avevo il coraggio di fare una domanda imbarazzante. Poi non ce la facevo più a sentire questo odore e vedevo un'ombra che si muoveva sotto il tavolo. E allora chiedo, ma scusa maestro Leung Ting, ma cos'è? Dice, ma non ti preoccupare, è un pitone che tengo in casa, ma non attacca mai. Ecco, il problema è che non attacca mai nella mia mente, e se questo pitone oggi non lo sa e deve attaccare? Ecco, quindi mi è rimasto impresso questo concetto. Concetto del serpente che ho trovato sempre a Trivandrum, quando andai col maestro Montanari. Allora maestro Montanari, un grande personaggio nel mondo del karate, Shotokan, era passato alla cultura del Kung Fu
e andammo a scoprire le scuole del Kalari Payat nel sud dell'India e vivevamo in un albergo molto bello su una collina che vedeva i due mari, anzi due oceani, per essere due mari che sono poi due oceani, e mentre guardiamo ci passa un serpente tutto nero, spaventati, torniamo in albergo, dico al direttore, scusi, il direttore, ma c'è un serpente, dice no, questa non è la stagione dei serpenti, come no, abbiamo visto noi, no, ma non si preoccupi, è il tempo dei monsoni, i cobra in particolare non attaccano, bene, ma se il cobra quel giorno non sapeva che era il giorno che c'erano i monsoni per caso, comunque è il discorso del serpente, lo riprenderemo più avanti perché il serpente mi ha sempre seguito lungo la mia strada. Forse perché sono nato sotto il segno del serpente e quindi ci sono serpentelli, e forse perché intorno ogni tanto gira qualche serpente e quindi c'è sempre da stare attenti. Partendo da Leon Tind, che lo abbiamo presentato a una serata al Paralido di Milano, insieme agli amici del judo, e al maestro Nambu che ci ha lasciato da qualche settimana. Non ha fatto un grande successo il Wing Chun, dobbiamo essere onesti, ma forse non eravamo preparati al concetto di cos'era il Wing Chun. E saltando in questo nostro mondo, dalla Germania arriva un allievo del maestro Kramstedt, che vive in Austria, che aveva comprato un castello, dove tutti andavano a praticare Wing Chun. E Filippo Cucciuffo ci convince, maestro Falsoni e il sottoscritto, di fare il suo primo libro, un librone che costò un capitale, eccetera. E il Wing Chun è nato in questo modo. Oggi ci sono 7500 Wing Chun, come ci sono 7500 Jiu-Jitsu e come 5700 stili di Kung Fu e varie. Fatto questo piccolo richiamo, per arrivare sempre a Milano, parlando di Kung Fu, in quel periodo seguivo le orme del maestro coreano Al Busen di Cesare Parioli, Shin Dae-won, che aveva il suo allievo prediletto, che era Gianni Di Gioia, che oggi ha l'azienda GK, ed era un personaggio veramente una forza della natura. Avevamo questo nostro spazio nel Busen, che era praticamente, Busen era praticamente un teatro, sul palco c'eravamo noi, che facciamo la gara, chi faceva più flessione, chi era più forte, eccetera, eccetera. E finite le lezioni andavamo a vedere i film di allora, due dita per uccidere, un dito nell'occhio per morire, e cose di questo genere, che è la filmografia cinese che partiva. A qualche quartiere più avanti c'era il centro PGS, i Salesiani, e qualcuno mi ha detto, ma sai, dai, i Salesiani fanno Kung Fu e Salesiani, ma e come si dice, la famosa volontà della ricerca, sia per il giornale che a livello personale, andai a trovare chi c'era al PGS. E adesso mi collego con Roberto Vismara, perché allora ero un ragazzino e in quell'occasione conobbi il maestro Tan Dong Ding, che anche lui ci ha lasciato, il quale mi convinse ad andare in Vietnam. Andai in Vietnam, mi sembra, 91-92, cose di questo genere, con tanto di lettere di accredito, che se non fossi stato un ragazzo di campagna sveglio, sarei ancora in Vietnam adesso. Ma a parte questo piccolo dettaglio, mi ha introdotto e ho conosciuto il maestro Phan Son Tong, che ho un rapporto di amicizia da lungo tempo, francese, di origine vietnamita,
addirittura i suoi genitori hanno partecipato alla famosa Indocina, la guerra francese contro i vietnamiti di allora, con la sconfitta del generale De Castris dei paracadutisti francesi. Bene Roberto, sei collegato? Sì. Bene, allora a te la parola. Buongiorno, discorso, e benvenuto. Sul discorso dell'operazione Quan Chido. Spiegaci un po', è un breve cenno del passato del Quan Chido, non che quando eri ragazzino eccetera, cioè il passato per come è nato questo Quan Chido, perché si chiama Quan Chido e non si chiama Viet qualche cosa, ecco, quindi raccontaci. Allora, nel 76 ho conosciuto il maestro Fang Xuanton, e nell'81, grazie proprio a te, Spada, ritrovati nel tuo ufficio e abbiamo iniziato a mettere giù le basi per lo sviluppo del Quan Chido all'interno dell'Italia. Il Quan Chido quindi è una sintesi delle arti marziali che il nostro maestro ha imparato in Vietnam, e il suo maestro era un maestro cinese, il maestro Cho Quan Chi. Dal nome del maestro, proprio per riconoscenza, il maestro Tong ha deciso di dare il nome alla sua arte, Quan Chido, dal maestro Cho Quan Chi. Cosa dire d'altro? Se non ci fosse stato Spartaco che ci avesse iniziato a inserire e a iniziare questa lunga strada, non so se saremmo arrivati dove siamo arrivati. Io sono Spartaco, no? Come il film di Carl Douglas. Tutti siamo Spartaco, come certo. Concetto, no? No. Diciamo che da quella conoscenza che abbiamo fatto nel mio ufficio, in quel periodo avevamo una grande manifestazione della Pasqua del Budo, no, anzi, una grande manifestazione di kickboxing con Ennio Falsoni. E invitammo un primo personaggio coreano, Chang, che funambolo con le sue gambe, eccetera, sul ring. Cosa ti ricorda quando abbiamo fatto fare la dimostrazione con il maestro Tog sul ring? Mi ricordo che il maestro ha fatto la sua dimostrazione con la spada e Falsoni ha detto il vietnamita con lo spadino, e io mi ero molto arrabbiato perché per noi era importante, era la prima volta che ci presentavamo e poi per noi il maestro è il maestro, insomma, ecco. Quindi come tutte le arti marziali tradizionali, ce n'è uno e si segue quello. Diciamo che noi eravamo un po' sbarazzini durante la Pasqua del Budo. Poi ci comportavamo invece in modo tradizionale fuori dalla Pasqua del Budo per cercare di abbassare quello che era il nervosismo e le problematiche. L'altro... Quello che apprezzo in te, Spartaco, è sempre stato questo, che sulla materassino, quando parli di arti marziali, cambi completamente, dimostri di essere il grande maestro che sei. Quindi ogni volta che parlo con te, per me è sempre un piacere. Per quello che usciamo a mangiare spesso anche. Questa è una sfidognata, va bene. Parliamoci un po' di numeri. Raccontaci un po' di numeri. Allora, noi ci siamo sviluppati quasi completamente nel nord Italia. Abbiamo dei club che arrivano a Lazio, uno in Sicilia. Abbiamo raggiunto 2500 tesserati. E speriamo di uscire da questa crisi del coronavirus, perché sicuramente la ripartenza ci procurerà parecchi problemi per i nostri club, che sosterremo con tutte le nostre forze. All'interno dell'Unione abbiamo anche creato un'associazione culturale, nella quale c'è un'accademia che serve proprio a destinata proprio agli studi e alle ricerche, per approfondire le conoscenze e migliorare sempre il ciclo educativo, formativo e tecnico, pedagogico, culturale dei nostri istruttori. Uno sguardo sempre alla modernità, pur restando nella tradizione. Quindi abbiamo varie commissioni che lavorano, ci appoggiamo a degli esperti di comunicazione e insomma, tentiamo di fare il meglio per portare avanti un discorso professionale e tradizionale. Scusa Roberto, l'Accademia è stata riconosciuta anche a livello europeo da Lezia, giusto? Certo. Ecco, quindi è un processo importante per quanto riguarda la garanzia dei valori dei tuoi istruttori. Esatto.
A livello internazionale come stanno le cose? Ma a livello internazionale siamo sviluppati in 25 paesi all'incirca. C'è un grosso nucleo di persone, di direttori tecnici che sta lavorando bene, e poi vabbè, come al solito c'è chi scalcagna, ma questo penso che in tutte le organizzazioni. E siete membri? Si fa il massimo. Membri della Tafisa? Siamo membri della Tafisa e dall'anno scorso abbiamo aperto in India tramite l'Università Indiana di Nuova Delhi, e quindi abbiamo una nuova nazione che promette bene. Ultima domanda. I rapporti interpersonali tra, a parte noi due, e con il maestro Tong, con la nostra Wu Jiu Jitsu, che sono sempre stati, mi sembra, molto buoni. Con la Wu Jiu Jitsu è sempre stata una collaborazione incredibile, già dai tempi del maestro Clark, quando siamo andati su in Inghilterra, e quando abbiamo fatto le riunioni con voi, abbiamo fatto gli stage con più di 750 praticanti, ce lo ricordiamo bene, di Jiu Jitsu, quindi delle esperienze molto positive, soprattutto perché bisogna far capire a tutti che l'arte marziale è amicizia, è unione, e tutte le arti marziali sono buone. Dipende sempre da chi le insegna e da chi parla e dice le cose. Quindi noi massima collaborazione con tutti, e ci siamo sempre trovati con il Jiu Jitsu molto molto bene. E noi siamo sempre stati, diciamo, fortunati. Parlo anche a nome di Ennio Falsone, di Cesare Barioli, ad avere il maestro Tong con le sue performance incredibili alla Pasqua del Budo. Ricordo una delle ultime, quando la mamma era appena morta, la mamma del maestro Tong, e non ha mancato l'appuntamento al famoso Forum di Milano con 12.000 spettatori, e nonostante l'emozione, mi ricordo che ha lasciato il segno, l'emozione del taglio. Piccolo dettaglio, ma questa è una cosa importante, vuol dire che quando un maestro mantiene gli impegni sempre, vuol dire che ha grande personalità. Caro Roberto, adesso ti saluto, ti ringrazio per il collegamento, auguro a te e Quan Chi Do grande successo, speriamo che il coronavirus smetta presto, così andiamo a pranzo assieme. Che è meglio, perché questo è un momento difficile. Proprio oggi si riuniscono comunque al CONI, compreso il ministro e tutti i vari tecnici. Questi abbiamo 450 consulenti a 800 euro cada uno al giorno. E per partorire tutto quello che stanno facendo, forse era meglio andare a cercare in un altro posto. Ma qui piccoli dettagli che non sono importanti. Grazie ancora e alla prossima. Speriamo che non siano solo al calcio. Grazie mille, grazie a te. Grazie a voi, grazie mille maestro. Prima di passare adesso la parola... Intanto che prepariamo il collegamento... Sì, ecco, volevo... Non è che ho abbandonato il discorso del Kung Fu. Intorno agli anni, diciamo, 80, 82, 83... più o meno, a Bologna viveva un maestro di Kung Fu importante, che il maestro Perlati aveva scoperto, il maestro Perlati del Karate, e tramite il maestro Fassi, Chan Su Liao, venne convinto a venire a Milano, e per la prima volta, se possiamo dire, il Kung Fu incomincia a intraprendere una strada dell'organizzazione. I suoi primi allievi e la sua maggioranza degli allievi, sempre grazie al maestro Roberto Fassi, erano di provenienza del karate. Molti hanno mantenuto entrambe le due discipline, ma molti hanno anche scelto la strada del Kung Fu. Chan Su Dao non era solamente un maestro, non era neanche un santone, era un personaggio. Personaggio di grande classe, il suo tai chi con la spada impressionava per la leggerezza e la coerenza del movimento, e i suoi allievi, in particolare, cito il maestro Conturello, che è colui che porta avanti ancora la scuola di giorni,
e anche il maestro Santini di Cormano a Milano, che mi ha voluto così premiare quest'anno per la targa in onore di Roberto Fassi, che è stato proprio il pioniere delle arti marziali per quanto riguarda non solo il karate e il kung fu, ma anche il kobudo col maestro Tamano, eccetera. Adesso parola a l'altro ospite, il nostro altro ospite che c'è oggi pomeriggio, che è il maestro Toti Vinti, al quale diamo il benvenuto. Buon pomeriggio. Buongiorno. Buongiorno. Devo chiederle solo una gentilezza. Abbiamo un ritorno dell'audio, se gentilmente può abbassare leggermente il volume del suo audio da dove ci ascolta. Sì. Perfetto. Prego. Caro collega, come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Tu? Non c'è male. Sopravviviamo. Adesso ormai sai, sono in una dimensione sugli 80, quindi sai, faccio peso. Siamo vicini comunque. Siamo vicini, sì, vicini e lontani. Allora, prima di collegarci con maestro Pauciullo, che verrà più tardi, parlaci un po' di quanti paesi operate e qual è il concetto del vostro oggetto sociale per quanto riguarda il Kung Fu e le discipline cinesi. Ho qualche problema di ricettina, puoi ripetere la prima domanda per favore? Allora, in quanti paesi operate e qual è l'oggetto della... Bene, allora, noi operiamo in circa 100 paesi nei 5 continenti e ci rivolgiamo a tutte quelle organizzazioni di arti marziali che si affacciano allo scenario internazionale. La nostra vocazione qual è? La nostra vocazione è quella di aggregare tutte le forze, sia grandi che piccole, perché tutti gli sforzi dei singoli, a volte eccellenti, non vadano dispersi in mille rivoli, ma vengono convogliati tutti in un'organizzazione che coordina e supporta tutto questo discorso, i migliori risultati con supporti logistici, con scambio di informazioni, con organizzazione di eventi in cooperazione, e questo ci fa muovere con buoni risultati e buone prospettive anche per il futuro, perché otteniamo sempre continuamente le nuove richieste di adesione e sviluppiamo sempre degli accordi di cooperazione con il giro per il mondo. Questo diciamo che è l'ambito nel quale ci muoviamo storicamente. La nostra situazione prego. Abbiamo una brutta ricezione. E anch'io. E potenzialità. Numeri. Numeri. Se facciamo un discorso di numeri, questi 100 paesi, che potenziale presentano? Allora, in questi 100 paesi abbiamo delle sedi con maestri accreditati in tutti i paesi. Diciamo che abbiamo circa 15.000 persone praticanti che in un modo o nell'altro fanno riferimento alla nostra organizzazione per il mondo. E questi sono i numeri attuali. Una potenzialità notevole in un contesto difficile come sono le arti marziali e il Kung Fu in particolare, suddiviso anche lui in tante famiglie. I nostri rapporti con la World Jiu-Jitsu sono veramente molto buoni. Lo scorso anno abbiamo fatto una crociera assieme, giusto, con il maestro Pauciullo. E ci sono queste due grandi famiglie, la famiglia giapponizzante che siamo noi e la famiglia cinese, diciamo così, o di questo tipo di elevatura che è la vostra.
Tu come la vedi questo tipo di combinazione? Ma questa combinazione la vedo molto bene. Allora, come tu sai, io nasco, parlando delle arti marziali, come praticante di arti marziali giapponesi e continuo ad esserlo. L'organizzazione di cui sono il segretario generale si occupa prevalentemente di arti marziali cinesi, ma ha aperto già da molto tempo alle altre discipline, quelle giapponesi, quelle coreane e così via. E questo ti fa comprendere come mai io, che pratico karate Shotokan, e sono il segretario generale, perché noi non guardiamo al discorso strettamente cinese, ma siamo aperti a tutte le realtà delle arti marziali, perché sappiamo molto bene che ogni realtà ha delle cose molto importanti da dire, da spiegare, eccetera, e non vogliamo per questo disperdere questo capitale. Quindi oggi la nostra organizzazione, che prevalentemente si occupa di arti marziali cinesi, e si occupa anche delle arti marziali. Abbiamo all'interno della federazione dei settori dedicati che si occupano delle varie arti marziali, il settore delle arti marziali coreane, giapponesi, c'è il settore delle arti, delle discipline da combattimento, il settore che si occupa di tutte quelle arti marziali che utilizzano degli strumenti, delle armi, i locali, e così via. E quindi un intervento di ampio panoramica delle arti marziali mondiali. E con questo cosa voglio dire? Che la cooperazione stretta tra noi e la World Jiu-Jitsu Federation non fa altro che confermare questa vocazione, che è nostra, ma è vostra, perché avete più volte dimostrato questa apertura e continuate a vedere come noi l'abbiamo. Diciamo, sai a che punto è il nostro amico Gilberto? Gilberto? Non so, per fortuna mi ha comunicato. È già arrivato? È collegato? Allora, se Gilberto, prima di toglierti la parola, e così presentiamo Gilberto, eccetera, io ricordo che nel 78 eravamo a Hong Kong assieme con Gilberto. Insieme c'era anche il maestro Regoli, c'era Montanari, Leon Ting aveva organizzato uno spettacolo di Kung Fu delle varie discipline con la Martial Art Commission di Hong Kong, che allora contava già un centinaio e più di maestri. E Gilberto ha fatto dimostrazioni di Tai Chi in quell'occasione. Quindi è una lunga storia, no? Che si protrae nel tempo, eccetera. Adesso non lo vediamo più in opera come una volta, no? Che cambiava anche lui il vestito, un po' faceva kendo, un po' faceva jiu-jitsu, un po' con gli volsi e così via. Quindi adesso lo troviamo sempre in abiti molto, molto formali. Quindi diamo la parola adesso Sì, noi ringraziamo Vinti. Intanto, mentre faccio il collegamento col maestro Gilberto Pauciullo, volevo anche ringraziare, volevo approfittare per ringraziare tutte le persone che erano, diciamo, con noi in collegamento. Perché ho visto che era parecchie persone sono collegate, ho visto qualche nome al volo, abbiamo Carlotto Davide, Roberto Cainelli, abbiamo Luciano Rocca che ci ringrazia, Daniele Ciafro, Alessandro Baglioni, quindi abbiamo parecchie, parecchie, Max Manicone che sta guardando. Quindi veramente parecchie persone che ci stanno guardando. Allora, il maestro Pauciullo è arrivato, lo abbiamo in collegamento, lo mettiamo subito in video. Benvenuto. Eccolo qua. Grazie per Gilberto, benvenuto. C'hai due baffoni, eh?
Oggi ad Avenello Bafone si diceva così, 2 o 3 mila anni fa, no, cose di altri tempi. Allora, dai, parlaci un po'. Io ho ricordato quel frangente quando hai fatto il Tai Chi, eravamo tutti a Hong Kong, giovani ragazzi spensierati, 2 o 3 mila anni fa, eccetera. Da allora di cose ne hai fatte, ne abbiamo fatte, diciamo così. Dacci oggi una tua interpretazione oggi com'è l'arte marziale in senso generale. Ma l'arte marziale in senso generale, diciamo che il tradizionale viene conservato, però si dà molta preminenza nel settore sportivo agonistico. Riesco a sentirmi? Diciamo a spizzichi e bocconi, ma comunque ti sentiamo. Ti sentiamo, sei arrivato altissimo, però abbiamo corretto il corso. Prego, prego, parla pure. Diciamo che ci sono tre filoni, che ci sono tre filoni principali: il tradizionale, lo sportivo e quello che riguarda la difesa personale. I settori che seguiamo di più noi sono attualmente, come riguarda il settore della difesa personale e del settore agonistico. Aspetta un attimino che vediamo se il nostro grande tecnico riesce a sistemarti, Sì, altrimenti. no, va bene, adesso vediamo come poter sistemare. Allora, prova ancora di parlare, scusa Vai. ancora. Mi Mi senti? senti? Sì, adesso meglio. Sì. Ok, Allora, allora abbiamo questi nuovi settori. Noi siamo abbastanza lanciati sul military e sul self-defense. È proprio di un accordo che abbiamo siglato con una delle associazioni italiane e a giugno, se tutto va bene, coronavirus attento, a Israele era un seminario. Come sai, seguendo le tue ordini, anche quelle dettate da te durante la Pasqua, ci siamo aperti, diciamo, alle confederazioni. E dopo ancora gli accordi siglati, abbiamo incrementato gli ingressi delle persone che vengono dai tipo il California. Microfono. Pro Prova come? gentilmente più il microfono un po' più vicino. Hai il microfono un po' più vicino proprio. Così mi senti? No, così è peggio. Così No, è il peggio. microfono mi serve che sia più vicino. Perché proprio se dovresti averlo lì Allora, intanto proviamo a vedere, magari è un problema proprio di collegamento che lo perdiamo. Niente, proviamo a rifare la chiamata. Allora, proviamo a rifare la chiamata, capo, se intanto vuoi vedere qualcosa, intanto che io riprovo a Ah, ma farlo sistemarlo? Beh, volevo ripristinare. dire, intanto posso dire due cose importanti, sia nel contesto del maestro Chang, sia nel contesto del Kwan Kido, i loro documenti di pratica, chiamiamolo così, Budo Pass, il primo per il maestro Chang, con il maestro Perlatti, ci abbiamo lavorato sopra diverso tempo per realizzare il primo librettino di pratica. E il secondo è stata una copia di quello in vigore dal 78 della World Jiu-Jitsu, che hanno copiato tutti, compreso la World Karate Federation. Non ci sono dubbi, hanno cambiato la copertina, qualche piccolo dettaglio, ma la base è stato il Budo Pass creato dal sottoscritto e da Cesare Barioli in 5 lingue di allora. Quindi è una suite di iniziative che il giornale Samurai ha fatto. La Pasqua del Budo non è nata così per fare grandi qualcuno. La Pasqua del Budo è nata come momento di stare assieme, di conoscerci. E i personaggi che invitavamo, sempre nel Kung Fu, l'ultimo dei grandi del Kung Fu fu Ma Fei Long,
che con il maestro Montanari portammo a Milano. Lui faceva taekwondo, le tecniche di rottura, aveva una mano potentissima. Cito un piccolo aneddoto. Voleva rompere un marmo sul corpo del maestro Montanari, e dove andiamo a prendere un marmo così grande, eccetera, pensammo di andare al cimitero monumentale di Milano. C'era ancora mio cugino Giorgio, che è morto molto giovane, e cercammo di spiegare al custode che volevamo un marmo vecchio perché dovevamo fare questa dimostrazione e doveva essere rotto. Questo ci guardava come dire, ma come rompere con le mani un marmo così, ma figurarsi. Il maestro Mafelon, con la sua mentalità velocissima, aveva catturato l'idea, il momento, prese, chiuse la sua mano e prese un pezzo di marmo e lo ruppe così, bang, in automatico. Il povero custode, con il panico, ci prendete tutto quello che volete, ma non fatevi più vedere. Questa era la premessa della Pasqua al buio, che quella serata il maestro Mafelong fece un successo incredibile, rubammo 2 ore di ritardo su tutto il movimento, eccetera, eccetera. Ruppe di tutto quella sera. E effettivamente era un personaggio veramente unico. Ok, Veramente unico. Ci siamo sì, adesso? vedo che è pronto, Sei pronto? riproviamo. Riprendi la parola, vai. Riprendiamo, ok, Sì, vedo vai, che vai. tu Adesso. parli. Com'è Appena l'audio? l'audio. Sì, va bene adesso. Perfetto. Allora, vedo che stai parlando di Mafferon, poi sono riuscito a trovarlo un po', sono diventato un allievo. È per questo che l'ho citato, hai capito? Certo, è davvero come se l'hai sentimentale. Non siamo fortunati. Allora, sì. No, Non siamo fortunati con l'audio. allora, riprovi un attimino, tenga più vicino al microfono, Tienilo appoggia. in mano il No, il microfono. microfono del, diciamo, della cuffia, esatto. Conviene tenerlo vicino alla bocca. Perfetto, prego. Come mi senti adesso? Adesso sì, andiamo meglio. Ok. Allora, stavo parlando di Mafelon, è uno dei tanti maestri cinesi che fanno parte della vecchia Isma. E con lui poi abbiamo portato delle comitive di istruttori a trovarlo. E dalla vecchia Isma abbiamo sviluppato con i maestri, soprattutto con gli spagnoli, l'idea di questa federazione internazionale, non solo creata dai cinesi, ma con l'apporto di tutti i maestri. Poi, recentemente, dall'International Wushu Sanshu Federation, cui io sono presidente oramai, è nata l'idea di confederare e l'International Chinese, che è diventata una confederazione arti marziali. Abbiamo tutte le settimane, soprattutto in questo periodo, e stiamo programmando sempre una serie di. Abbiamo molto forte, soprattutto il settore di sport acrobatico. E abbiamo un festival che facciamo in Arzembo con qualche migliaio di partecipanti. Gilberto, ti ricordi Gilberto lì a Hong Kong quando abbiamo visto la prima gara di combattimento libero cinese? Erano proprio botte della Madonna e veramente nel senso generale valeva proprio di tutto. Quello che vinceva, quello che ha vinto, poverino, non so quanti giorni ha fatto di convalescenza poi all'ospedale. Sì, ma se ti ricordi anche un famoso personaggio, anche un attore, che è un mio amico, un cito, non il nome, vinse due gare alla quarta,
l'avevamo rianimato così. E purtroppo l'audio non è diciamo dei migliori. Dei migliori si vede che non abbiamo l'audio del nostro primo ministro non votato, quindi dobbiamo tenerne conto dei nostri mezzi a disposizione. Purtroppo io abito in Italia. Comunque poi tutte queste trasmissioni quando questo coronavirus ci avrà abbandonato e torniamo tutti in studio, vediamo di dare un po' più di vitalità. Anche perché sono iniziative diciamo nate proprio per mantenere vivo un certo tipo di rapporti di iniziative. Parlando sempre di Kung Fu, il Kung Fu, contrariamente al karate, non ha mai spinto per diventare olimpico. Ci ha provato, ma addirittura durante le Olimpiadi di Pechino nel 2004, a un certo punto la federazione di Wushu organizzò un torneo a latere delle Olimpiadi, ma non si impegnò tanto. Però il primo vicepresidente era un cinese, quindi pensate a questa cosa. Vedremo il Wushu invece ai giochi olimpici giovanili nel 2022 a Dakar, in Senegal, insieme a tutte le altre discipline più varie, eccetera, eccetera, e anche al karate. Anche perché si parla e si ventila che Tokyo sarà un problema, anche se è stato già spostato al 2021. Quindi il Kung Fu arriverà piano piano e sicuramente si trascinerà dietro di lui anche altre discipline come la Muay Thai, eccetera, eccetera. Quindi discipline da combattimento sicuramente avranno un certo tipo di sviluppo. Sei d'accordo su questo? Ma senz'altro d'accordo su questo fatto della partecipazione alle Olimpiadi, perché è un buon scenico mediano. Potrebbe servire per cercare di riunire, come sai, nelle arti marziali cinesi spesso assolutamente. Ma del Wushu e lì abbiamo parte agonista, quello che parteciperà a Dakar è quello di San, con armi o senza. E poi le altre due discipline cinesi che sono San Shu o San Da e lo Shuai Chao. Lo Shuai Chao è quello che probabilmente ha dato vita alla forza tipo il judo. Con il collegamento. Purtroppo volevo prima di chiudere la trasmissione, che ormai siamo quasi al tempo, vedo che qui mi danno i calci nelle caviglie, ricordare che parlando di Wushu eccetera, il maestro Pasotti di Bergamo, anche lui ex karateka degli anni 70, e suo figlio che divenne un grande attore, che è un grande attore, ha fatto strada, quindi il Kung Fu ha dato all'Italia una grande dimensione, anche se la federazione ufficiale è un po' sonnecchia, se possiamo dire, nell'ambito della promozione. Però diciamo che sono tutte le altre gruppi di Kung Fu che hanno sempre fatto immagine e mobilitazione. Come si deve, com'è la storia della Cina. Sono le scuole che fanno la cultura ancora oggi, non la federazione. La federazione è una grande cosa, ma sono le scuole che cercano di mantenere vivo il passato storico. Dobbiamo ringraziare qualcuno? Allora, ne approfitto per ringraziare chi è collegato comunque ancora, che ci sta ancora seguendo. Vediamo, abbiamo...
Abbiamo dunque, abbiamo Roberto De Pasquale, Antonio La Salandra, che abbiamo avuto ospite settimana scorsa. Anche lui ha avuto problemi dell'audio. Purtroppo problemi di audio anche lui. Ilio Semino, che ci segue sempre. Ilio Semino, voleva collegare. Sì, avevamo un collegamento, ci è arrivata una mail, purtroppo abbiamo letta tardi, gli chiediamo scusa. Con il Giosemino faremo una trasmissione, diciamo, specifica, sì. È un botta e risposta sul discorso del karate ieri, oggi e domani, che sarà... potrebbe essere molto interessante. Esatto. Poi abbiamo Livio Rampinelli, Vincenzo Livio Rampinelli, che ti ringrazia, dice bravo Spartaco, parlare delle arti marziali, ma d'altronde quello Rampinelli, è. Rampinelli è una delle rocce di Bergamo, quindi Rampinelli è un personaggio che ancora oggi si fa valere, come tutta la bassa bergamasca, bresciana, eccetera, quindi una grande ballata di personaggi importanti che hanno fatto la storia non solo del karate, ma del judo e del kung fu, eccetera. Quindi sempre tanto di cappello per questi personaggi. Benissimo, niente. Allora, io credo che possiamo ringraziare il maestro Paucciullo. Devi chiudere la prossima volta, maestro Paucciullo, ti vogliamo vedere un pochino più senza i baffi, difficile, ho capito, però con più voce, perché purtroppo il collegamento è quello che è. Noi ti ringraziamo, so che hai altre cose da dire sul discorso della difesa personale, i rapporti con certe strutture europee, eccetera, ma li mandiamo a tempo debito. Magari riusciamo a fare, quando riapriremo, riusciremo ad avervi tutti in studio, magari in un dibattito, in una trasmissione. Una tavola rotonda, esatto. Come faceva una volta. Esatto. Nella redazione di Samurai faremo una tavola rotonda dedicata alle arti marziali, ciascuno spiegherà e darà la sua voce specifica in materia. La prossima settimana pensavamo di dedicarla alla kickboxing. Adesso volevo parlare con Carlo Di Blasi. Vediamo se sarà disponibile. Se ci offre la sua disponibilità. E magari anche Carlotte per quanto riguarda la Muay Thai. Uh-huh. Bene. In modo che passiamo dal concetto della tradizione al discorso un po' più, diciamo, disciplina del combattimento da ring, anche se la Muay Thai come tradizione ha un passato storico non indifferente, tanto è vero che è lo sport di Stato, quindi non è una disciplina, è uno sport di Stato. Quindi, e per adesso, lettori, per ricordatevi sempre che Samurai al 10 ogni mese è in edicola. Io intanto lascio sempre i contatti con la redazione, sia per gli abbonamenti, per la pubblicità sulla rivista e eventualmente per intervenire nelle nostre nuove rubriche, appunto di Samurai TV, che a questo punto possiamo dire che abbiamo preso piede, insomma, stiamo prendendo piede. Non voce, ma piede. Ancora voce, abbiamo qualche problema, qualche con problemino, la voce. Però col piede abbiamo però piede. Ci siamo. E niente, possiamo anche ringraziare appunto tutti quanti che sono stati collegati alla diretta. Ci riaggiorniamo settimana prossima. Ricordo che è appena uscita la puntata della Voce di Samurai, che è la rubrica enciclopedica che abbiamo creato, appunto, dove si va a raccontare la storia delle arti marziali dal tuo punto di vista di operativo, diciamo, sul campo. E niente, sul taekwondo, l'abbiamo fatta sul taekwondo. L'abbiamo fatta sul taekwondo, esatto. Siamo partiti col judo, abbiamo fatto il karate, esatto. E il taekwondo, perché erano le tre discipline olimpiche. Esatto. Anche se esatto. Il karate, c'è la famosa maledizione del karate, delle Olimpiadi del karate, che è lì in un momento un po' particolare. Io direi che siamo. Buon questo è tutto. Buon samurai a tutti. Grazie per essere stati con noi. E ci rivediamo. Un abbraccio alla grande. Prossima, ciao, alla prossima settimana. Grazie ancora a tutti. Ciao, ciao.
Com'è andata? Ok, abbiamo chiuso adesso.